E quando morirete, perché voi morirete, il vostro trapasso avverrà con questo suono. Buongiorno, generale Fabio Mini. Una cortesia, si può presentare per cortesia da solo lei di che cosa si occupa e che cosa fa? Bene, sono un generale in cosiddetta ausiliaria. Noi generali non andiamo mai in pensione. Transitiamo dal servizio attivo a uno stato intermedio in cui siamo a disposizione dell'amministrazione e poi passiamo nella riserva, che comunque sono tutti eufemismi per la pensione. Quindi sono un generale in pensione, mi occupo di collaborazione e diffusione su temi strategici, scrivo libri, faccio conferenze, do qualche consiglio a qualcuno che non li vuole comunque ascoltare. Ma io ci provo lo stesso e mi sono impegnato anche un po' nel campo così del sostegno umanitario. Ho fondato insieme ad amici un'associazione che si chiama Peace Generation. Ecco, senta, generale, quando lei era attivo, mi sembra che sia più attivo anche adesso, ma quando era attivo in che settori soprattutto lavorava dal punto di vista militare? Dal punto di vista militare ho avuto tre grandi branche. Una branca è stata quella di interesse, una branca è stata quella della comunicazione. Io ho fatto il portavoce del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, così come dello Stato Maggiore della Difesa. La seconda branca è stata quella logistica, mi sono occupato anche di contratti, contrattistica in questa maniera, e la terza, quella che mi ha preso più la parte sostanziale della vita operativa, è stata quella appunto operativa. Ho comandato le unità nei Vespri siciliani, ho comandato tutti i tipi di unità bersaglieri, vengo dai bersaglieri, e poi ho comandato il contingente internazionale, la forza internazionale di pace in Kosovo, che è KFOR. Ho fatto il capo di Stato Maggiore della NATO del Sud Europa, quindi ho avuto parecchi incarichi. Sono stato in Cina per 3 anni come addetto militare, sono stato in America per altri 2 anni come integrato in una unità americana, e così ho avuto moltissime esperienze. C'è un suo articolo molto interessante sul numero di Limes che titolava "Il clima dell'energia, il tempo che farà le guerre dei tubi, l'Italia a rischio". Ecco, il titolo che lei ha dato è "Owning the Weather, la guerra ambientale globale è già cominciata". Vorrei cominciare con questa frase che lei ha scritto: la guerra ambientale in qualunque forma è proibita dalle leggi internazionali. Le Nazioni Unite fin dal 1977 hanno approvato la Convenzione contro le modifiche ambientali. E poi sotto c'è scritto: la guerra ambientale è oggi definita come l'intenzionale modificazione di un sistema ecologico naturale come il clima, i fenomeni meteorologici, gli equilibri dell'atmosfera, della ionosfera, della magnetosfera, le piattaforme tettoniche, eccetera, allo scopo di causare distruzioni fisiche, economiche, psicosociali nei riguardi di un determinato obiettivo geofisico o una particolare popolazione. Di cosa stiamo parlando, generale? Di cosa stiamo parlando ieri, di cosa stiamo parlando oggi e di cosa stiamo parlando del futuro? Ma in senso di che cosa, dell'argomento fondamentale è questo, cioè, che poi è anche la mia tesi. La guerra è cambiata, cioè non ci possiamo più tenere attaccati, stare attaccati al concetto di guerra tradizionale quando c'era uno che sparava contro un altro. È cambiata non soltanto perché gli interlocutori della guerra o anche i cointeressati alla guerra sono moltissimi, è cambiato perché i sistemi d'arma sono cambiati, non ci sono più soltanto fucili o missili, adesso ci sono anche altri tipi di arma. Un'arma fondamentale che nella guerra moderna o in questa guerra globale ha assunto una rilevanza fondamentale è proprio l'arma psicologica o comunque l'arma dell'influenza, che può essere esercitata con tutto. Quindi l'ambiente, inteso come sistema ecologico nel quale noi viviamo e dal quale noi dipendiamo, è diventato un attore principale, non è soltanto una cornice, è un attore principale della guerra. Può essere addirittura un obiettivo, ma può essere anche uno strumento, e questo è il concetto fondamentale. Ecco, senta, io vado sempre avanti con il suo articolo, no? A pagina 82 lei scrive: tutti fingono di credere che le devastanti esplosioni delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki siano state le prime e ultime della storia militare, eppure tutti sanno che da allora ci sono già state più di 1000 esplosioni nucleari nel sottosuolo, nelle profondità degli oceani, in superficie e nello spazio, e queste possono provocare per esempio dello tsunami. Che cosa voleva dire qui, generale?
Voglio dire che quando si pensa che un certo sistema d'arma come l'ordigno nucleare, no, con le leggi, con le convenzioni internazionali è stato limitato, è vero che è stato limitato, però si sono sviluppate altre utilizzazioni anche dello strumento nucleare e oltre lo strumento nucleare anche di quello magnetoelettrico. Quindi io posso con mi scusi se le interrompo, sì, quindi io posso con un'esplosione, un esperimento, creare un sisma anche in qualche modo voluto. Ma assolutamente vero, nel senso che questo non è ormai una fantasia o una illazione, sono cose ormai che sono tecnicamente, scientificamente provate. Quello che manca è la prova che qualcuno deliberatamente lo abbia già fatto, però se si vanno a vedere quali sono le linee di frattura o le faglie che ci sono nella crosta terrestre e si può immaginare che se uno agisce in un punto, per esempio in mezzo al Pacifico con una esplosione controllata, nucleare o anche soltanto non nucleare o anche soltanto convenzionale, bene, il riverbero delle onde sismiche che produce questa esplosione può arrivare e alimentare e provocare addirittura lo tsunami. Adesso lo tsunami è una forma così che tutti quanti conoscono, ma i terremoti in genere possono essere in questo senso. Ecco, scusi, io le interrompo sempre perché negli ultimi anni io ho fatto delle ricerche e ho sempre visto, proprio facendo delle tabelle di raffronto, che dove c'erano state delle esplosioni sotterranee, no? Io ho seguito anche alcune esplosioni che venivano fatte dai francesi nel Sahara, poi in Mururoa, poi in India, in Pakistan, poi a breve distanza venivano fuori dei terremoti. Quindi a volte erano sperimentazioni, quindi ci si può anche pensare che si possano creare, al di là dei terremoti, anche dei sisma, anche delle frane, delle valanghe, delle inondazioni, cioè degli scienziati, in questo caso molto bravi ma in negativo, possono in qualche modo condizionare l'ambiente e quindi l'economia anche di un paese. Assolutamente sì, cioè questa è una capacità tecnica, tecnico-operativa che esiste. Anche io ripeto, io non ho prova provata che ci sia stato una specie di un cosiddetto esperimento o nucleare o convenzionale che abbia prodotto un reale terremoto. Però la parte tecnica c'è e io sono anche abbastanza pessimista dal punto di vista militare, perché in 45 anni di carriera in giro per il mondo ne ho visto di tutti i colori, quello che riusciamo a combinare, cosa riesce a combinare la fantasia umana. Bene, io sono veramente pessimista nel fatto dire che probabilmente c'è qualcuno che ci ha già provato a fare di queste cose, non so dove, non so quando, ma certamente non nei casi, io penso e spero, nei casi che lei ha seguito, perché in genere quando si fanno queste operazioni si sa benissimo qual è il danno, la conseguenza che si vuole provocare e non si vuole certo far risalire all'attore o a colui che lo ha provocato, per cui se lei ha seguito degli esperimenti che erano già stati preannunciati o annunciati, questi probabilmente sono o casuali, le conseguenze sono o casuali oppure non volute. Però chi è che vuole farlo veramente può farlo. Ha la capacità tecnica di farlo, lo può fare. Ecco, lei ha citato un esempio molto interessante degli anni 40, un professore australiano, vuole raccontare questa cosa che lei ha seguito, che faceva questi esperimenti ai nostri ascoltatori? Ma insomma, questo è un professore israeliano che si è messo a fare, era un australiano più che altro, era neozelandese. Faceva degli esperimenti, vedeva quali erano le incidenze di questi fenomeni e si è accorto che si potevano provocare delle onde anomale, no? Mi dice. Potevano fare delle onde anomale, lui le ha provocate a largo di Auckland, lui ha provocato delle onde anomale, dei piccoli tsunami, in realtà erano soltanto fenomeni di onde che venivano, che montavano per conto proprio, ma questo lui ci è riuscito in maniera controllata, in maniera limitata, ma ci è riuscito e ci è riuscito talmente bene che poi è sparito per un periodo dalla circolazione, ma nel frattempo era stato contattato dagli Stati Uniti, i quali sempre dal punto di vista tecnico-scientifico volevano vedere quali erano le possibili applicazioni di questo tipo di nuova, parliamo del 1940, degli anni 40, subito dopo la guerra, di questa nuova arma in una eventuale difesa o comunque offesa contro un eventuale
nemico. Lui sembra che non abbia aderito al alla parte militare di questo progetto, sembra, ma ovviamente i dati che lui ha